saluto a tutti amici di Gimba Network e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Instant. Dato l'apprezzamento che ha avuto la prima stagione, abbiamo pensato di bissare Instant con una seconda edizione. Lo scopo della serie rimane invariato, e cioè quello di farvi conoscere panorami spesso ignorati del mondo dei videogiochi. L'idea è quella di dare la stessa sensazione allo spettatore di quando si sfoglia una rivista. Quindi mettetevi comodi, prendete la vostra bibita preferita ed ingrandite a tutto schermo. Buona visione! Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Su questo chiarissimo principio di fisica si basa il gioco Osmos. In questo gioco avremo il controllo di una particella in questo cosmo bidimensionale. La regola basilare è che le particelle più grandi assorbono, appunto per osmosi, le particelle più piccole quando vengono a contatto. Per muoversi in questo cosmo bisogna direzionare il mouse nella versione opposta a quella in cui si vuole andare e espellere il contenuto della propria cellula. Questo genererà appunto una propulsione che ci farà muovere nella direzione desiderata, però ci farà diventare più piccoli e per questo motivo anche più facilmente assorbibili. La cosa che vi consiglio è di non farvi trarre in inganno dallo stile assolutamente elegante che ha Osmos, dato che dietro questo stile elegante, raffinato della grafica, del design, si nasconde un gioco molto divertente. Sicuramente uno dei giochi indipendenti più interessanti, presenti sia su PC sia su smartphone. Wash it away if I could see the flowing water, nighttime light and dusty glow that bring the heated fireflies. Grey Matter è un'avventura punta e clicca vecchio stile immaginata dall'autrice di Gabriel Knight, Jane Jensen. La vicenda ruota attorno a due protagonisti, Samantha Everett, una giovane studentessa nonché illusionista in erba, e David Stiles, un dottore dal passato oscuro enigmatico che fa di mestiere il neurobiologo. Mentre David Stiles cerca di fare degli esperimenti per comunicare con la moglie ormai morta, nella Londra del titolo si succedono diverse vicende paranormali. Una trama intricata, senza dubbio matura e molto interessante, e reggono questo titolo davvero delizioso. Degna di nota è la colonna sonora, soprattutto il tema principale, che ho utilizzato in un altro mio video, sempre qui su Gimba Network, Il Silenzio, metterò qui il link. I punti di forza di Grey Matter sono la storia, la trama, la vicenda, l'ambientazione, l'atmosfera. Pertanto il mio parere è che, qualora rimaneste bloccati, di non indugiare a ricorrere alle soluzioni, perché è un gioco che va giocato fino alla fine, quindi magari i puristi storceranno il naso e dicono: no, ma come, gli enigmi vanno giocati? Sì, ma secondo me il punto di forza del gioco non sono tanto negli enigmi quanto proprio la storia, che va giocata fino in fondo. Sarebbe un peccato, un reato, perdersi il finale di Grey Matter semplicemente perché si è rimasti bloccati in un punto. Insomma, in conclusione, Grey Matter è sicuramente un ritorno in grande stile delle avventure grafiche. Allora, chissà per quale motivo, nel cosmo di Skyroads le navicelle spaziali non volano, bensì saltano. Ecco, questa è una cosa piuttosto particolare che quando ero bambino non ci avevo mai fatto caso, però facendoci caso dico: ma com'è che queste navi spaziali non volano? Beh, questo escamotage degli sviluppatori in realtà è per fare un gioco altamente divertente. Skyroads è in effetti un platform che è a metà in realtà tra un platform e un puzzle game, dato che bisogna capire in realtà la strada da intraprendere per arrivare alla conclusione del percorso. Visibilmente si nota come nel gioco è importante molto la skill del giocatore nel controllare la navicella, tuttavia non bisogna saltare e basta, bisogna anche capire materialmente su quale piattaforma saltare, come moderare la varia velocità, dato che ci sono diversi fattori che intervengono, come la forza di gravità che varia da pista a pista, così come il carburante che scala col passare del tempo, e ci sono delle piattaforme di diverse colorazioni che distruggono la navicella, così come riforniscono d'ossigeno, così come riforniscono il carburante, quindi è molto carino come gioco. Skyroads è in realtà l'ideale per sessioni di gioco corte. In realtà, a dispetto di quello che può sembrare l'aspetto visivo, quindi piuttosto svelarde, in realtà Skyroads riesce a essere molto rilassante, anche grazie a una colonna sonora ad 8 bit, a mio parere molto molto carina. Skyroads, come tutti i giochi di oggi, ovviamente è un gioco rilassante qualora voi non siate delle persone con il rosic spinto.
Questo perché sia Osmos sia Skyrods sono dal game over facile, quindi se siete dei rosiconi, diciamo, non sono proprio i titoli che fanno per voi. Tuttavia, per tutto il resto delle persone normali, quindi non i rosiconi tipo Giro 93 che saluto, quindi per tutte le persone normali questi giochi riescono ad essere molto carini, molto divertenti, per sessioni corte, soprattutto molto rilassanti. Allora, cos'è il Rainy Mood? Rainy Mood in realtà da descrivere è molto semplice, però descrivendolo sembra quasi banale. Però usandolo ci rendiamo conto che in realtà è un'idea geniale. Ah, praticamente, come dice la tagline del sito, la pioggia rende tutto migliore. Quindi che cosa si limita a fare Rainy Mood? Si limita a riprodurre il suono della pioggia. Ora, piuttosto che farvi vedere, perché non c'è niente da vedere, voglio farvi vedere una dimostrazione pratica. Dato che non lo posso mettere qui per copyright, cliccate sul link che ho messo in descrizione per quanto riguarda Rainy Mood e rendetevi conto effettivamente di quello che fa. E poi ditemi se effettivamente la pioggia non rende tutto migliore, come dice il sito. Il link di Rainy Mood, così come di tutta la roba di cui abbiamo parlato in questo video, sono presenti nella descrizione. Ragazzi, mi raccomando, se avete apprezzato il video mettete un bel mi piace e ci vediamo domenica prossima con la nuova puntata di Instant. Linea allo studio.